Gino Capolupo, presidente della compagnia teatrale I Commedianti. Si è appena conclusa la prima rievocazione storica dei Vespri Soveritani. Bene, si è conclusa la prima rievocazione storica dei Vespri Soveritani. Hanno partecipato a questa prima edizione due compagnie del posto, cioè l'associazione teatrale I Commedianti e il Sabato del Villaggio di Soveria, che è un'altra associazione. Abbiamo avuto di questo ne sono particolarmente felice e contento, perché c'è stata una collaborazione di varie associazioni, quali la Compagnia Teatrale Pizzitana, la Proloco di Parenti e l'Associazione Briganti, sempre di Parenti, oltre all'Associazione Murà di Pizzo. Ci sono avute ben 60 figuranti tra militari francesi e popolani che hanno sfilato lungo il corso Garibaldi, mentre nella piazza principale, piazza Bonini, si sono avute delle rappresentazioni teatrali, brevi rappresentazioni che ricordano appunto i fatti accaduti nel 1806. Voglio a tal punto ricordare una cosa molto importante, perché questa rievocazione storica dei fatti accaduti appunto nel 1806 durante l'occupazione francese sono molto importanti e poco conosciuti. Quindi noi il primo nostro obiettivo è quello di far conoscere quali sono le nostre radici, le nostre origini. Soveria ancora nel 1806, il 23 marzo, non era comune, era un villaggio, che era aggregato a Scigliano. Però proprio a Soveria Mannelli scattò la scintilla che fece sollevare tutte le popolazioni di Soveria e dei comuni vicini contro i francesi. Quindi questo è un fatto importante, soprattutto la rievocazione è importante perché serve a far conoscere quello che ancora noi non conosciamo, quali sono appunto le nostre radici. A tal punto ricordo che c'è un'opera teatrale che ricorda questi fatti di Umberto Pascuzzi. Umberto Pascuzzi è un noto commediografo soveritano, morto nel 1962, ha scritto parecchi testi teatrali che sono tutti stati rappresentati dalla mia compagnia, dalla Compagnia dei Commedianti, però rimane un solo lavoro, che è quello Vespri Soveritani, un solo lavoro che ancora è inedito e addirittura manoscritto in completamente in dialetto. La mia compagnia si sta preparando per rappresentare in tempi abbastanza brevi l'intera opera. Opera quindi coronerà, la rappresentazione di questa opera coronerà appunto i Vespri Soveritani che oggi hanno avuto inizio.